Ciao a tutti! Quest'oggi parleremo di alcuni componenti dell'impianto termico relativo a pompe di calore, ma anche caldaie, su cui si ha un'idea forse non sempre chiara, a volte si fa un po' di confusione. Quindi cercheremo di capire la funzione dei puffer o bollitore e dei volani termici o inerziali. La prima di queste categorie, quindi puffer o bollitori, che cosa sono? Cosa servono? Allora, perché diciamo che puffer e bollitore fanno parte della stessa famiglia? Perché fondamentalmente in entrambi i casi parliamo di contenitori pieni di acqua, di liquido, comunque in generale, in cui vi è immerso uno o più scambiatori in modo da fare una sorta di collettore termico. Parliamo di puffer nel momento in cui l'acqua di cui è pieno il nostro bollitore, con cui il nostro, scusate, se facciamo confusione, il nostro contenitore va a cedere calore allo scambiatore. Mentre parliamo di bollitore quando lo stesso contenitore di acqua viene scaldato, quindi assorbe calore dal mio scambiatore o dai miei scambiatori. Quindi praticamente abbiamo un puffer nel momento in cui, ad esempio, abbiamo un accumulo di acqua tecnica in cui vi sono diversi serpentini che ricevono il calore da questa acqua tecnica, come ad esempio può essere un puffer che produce acqua calda sanitaria o un puffer dove vi è dell'acqua tecnica scaldata da più serpentini in cui si spilla acqua calda per varie fonti. Si parla invece di bollitore quando? Nella classica situazione in cui hai dell'acqua sanitaria all'interno di questo contenitore e uno o più serpentini la vanno a scaldare, producendo, quindi scaldando l'intera massa d'acqua e producendo acqua calda per le varie fonti. Ad esempio un pit, no? Il cosiddetto pit, tipo quello che troviamo ad esempio sulle Daikin Alterma 3 Compact, ecco, quello è fondamentalmente, potremmo considerarlo un puffer, quindi acqua tecnica che va a scaldare il mio serpentino di acqua sanitaria, quindi viene fatta una produzione semi istantanea. Qual è la differenza quindi con il volano termico o inerziale? Il volano termico inerziale è tutta un'altra cosa, nel senso che è fondamentalmente un recipiente vuoto, spesso coibentato, un recipiente in cui vi è un contenuto di acqua tecnica. Questo recipiente ha fondamentalmente due funzioni. La prima funzione è quella di andare a fare da appunto volano, quindi da banca, da accumulo di acqua, di calore. Quindi io vado a stoccare il mio calore dentro questi contenitori di acqua calda che poi posso utilizzare in un secondo momento. Quindi possiamo immaginare ad esempio un impianto di riscaldamento di grandi dimensioni dove ho e dove scaldo questo grande volano termico, questo grande contenitore d'acqua, e nel momento in cui io di notte, per dire, mi si stacca il fotovoltaico e quindi non ho più la produzione gratuita, fra virgolette, della pompa di calore del riscaldamento, io prendo quest'acqua in questo volano termico, la faccio girare nel mio circuito e quindi per un po' di tempo sono riuscito a sfruttare la quantità di calore gratuita che mi dava il sole durante il giorno. Quindi questa potrebbe essere una funzione, quindi quella di andare a avere una riserva di calore. Una seconda funzione che ha il volano termico inerziale è quella invece di andare a compensare una scarsa quantità d'acqua all'interno del mio circuito di riscaldamento. Quindi sistemi ad esempio che sono a bassa inerzia, come può essere un sistema con radiatore in alluminio, o sistemi a ventilconvettore, dove ad esempio potrei avere poca acqua calda in circolo e di conseguenza non riuscire a gestire in maniera omogenea l'erogazione di potenza dalla mia pompa di calore o dalla mia caldaia. Difatti, se io ho ad esempio un sistema a radiatore in alluminio in cui c'è poca acqua calda e magari tanti radiatori perché l'ambiente è grande, quindi una pompa di calore di una certa potenza, magari che ne so, una 12, una 16 kW, io in quei casi dovrò necessariamente mettere un volano termico, perché
una pompa di calore da 12-16 kW ha bisogno di una certa quantità d'acqua per evitare che faccia continui on off. Considerate ad esempio che sulla pompa di calore odierna si considerano in genere 5 kW, scusate, 5 litri a kW, ovvero una pompa di calore da 12 kW con una buona modulazione ha bisogno di almeno 60-70 litri d'acqua. Da cosa dipende questo litraggio d'acqua in base ai kilowatt? Appunto, abbiamo detto prima, dalla modulazione. Più la pompa di calore modula, quindi più si abbassa in potenza e meno bisogno di litri d'acqua, meno bisogno di volume d'acqua da scaldare nel momento in cui va ad erogare potenza. Tant'è che ad esempio una fonte di calore che ha una modulazione molto più bassa, come può essere ad esempio una stufa o una caldaia a pellet o a legna, in quei casi il volano termico viene calcolato a 40-50 litri per kilowatt, proprio perché ha un controllo, una modulazione molto inferiore rispetto alla pompa di calore. E questo va, ci fa capire anche il livello tecnologico che può avere un sistema in pompa di calore rispetto a un sistema appunto a legna o a pellet. Quindi, nel momento in cui io mi interfaccio su un impianto, devo sapere innanzitutto la velocità di scambio e anche il volume d'acqua che ho nell'impianto. Perché se io ho un impianto radiatore, faccio l'esempio di casa mia, io ho una 9 kW, ho un impianto radiatore bello grande, con dei radiatori ben dimensionati, e io il puffer, ad esempio, scusate, il volano termico, ad esempio, non ce l'ho. Non ce l'ho perché io nel mio impianto ho ben oltre i 45 litri d'acqua necessari per evitare che la mia pompa di calore faccia degli on-off. È un impianto che avrà almeno 100-120 litri, perché radiatori in acciaio, belli grandi, in tubolare, hanno un bel litraggio. Quindi c'è la categoria di quelli che il puffer non lo mette mai, la categoria che lo metterebbe sempre. Metterlo mai è sbagliato perché in certi casi ti serve, metterlo sempre è altrettanto sbagliato perché è vero che a livello pratico non fa poi così male, però comunque è un volume d'acqua che dobbiamo scaldare e che magari non serve scaldare, e quindi comunque un qualcosina mi costa. Mi costa sia in termini di energia elettrica della pompa, ma soprattutto mi costa dal punto di vista proprio termico dell'assorbimento elettrico della mia pompa di calore. Quindi, quando serve montare un volano termico, abbiamo detto prima, sistemi in radiatori in alluminio, quindi con una bassa quantità d'acqua, sistemi in fan coil, quindi anche in questo caso bassa quantità d'acqua e alta inerzia, e bassa inerzia, e comunque sistemi che hanno appunto queste caratteristiche. Quindi, se io ad esempio ho necessità di lavorare con dei radiatori molto molto piccoli, come potrebbe anche essere radiatori anche in acciaio, che però magari sono piccoli perché magari sono a piastre, in quel caso, se abbiamo poco contenuto d'acqua, dobbiamo metterlo un volano termico. Però, come dico, non è obbligatorio montare un volano termico. Non è che gli impianti seri hanno il volano termico e gli impianti non seri non ce l'hanno. Bisogna valutare caso per caso. Ad esempio, per il radiante, il volano termico non serve a nulla perché ho tanta acqua e tanta inerzia. Quindi non mi serve un inerziale se ho tanta acqua e tanta inerzia. Quindi chi lo monta senza criteri, lo monta per abitudine, lo monta senza andare a pensare a quello che sta facendo. Poi in certi casi si può montare, se ad esempio io devo montare una pompa di rilancio e il sistema magari è un po' al limite con i litri, allora magari invece di mettere un equilibratore idraulico, una pompa di rilancio e un volano termico, io metto direttamente il volano termico a quattro, cioè due uscite e due ingressi, lo uso come equilibratore idraulico e con un unico oggetto faccio sia da equilibratore che da separatore. E vado anche a aumentare i miei litri nell'impianto, che mi permette di evitare appunto gli on-off e quindi avere un'erogazione della potenza più costante ed equilibrata. Quindi, tanto per ricapitolare il discorso, tanto per ripetermi e per mettere in chiaro le cose, puffer e bollitore sono fondamentalmente la stessa cosa, quindi sono contenitori d'acqua in cui vi è uno scambiatore. Questo scambiatore può o cedere o assorbire calore da quest'acqua. Se invece il nostro
recipiente è semplicemente un recipiente di acqua senza nessun tipo di scambiatore, in quel caso parliamo di volano termico, ma ha una funzione totalmente diversa, che non è quella, come nel caso del puffer, di far da collettore, di distribuire il calore per varie fonti o nel caso di vari assorbitori di calore, ma a quella di andare a equilibrare l'erogazione della pompa di calore dando all'impianto la giusta quantità d'acqua. Chiudo il discorso dicendo che un impianto perfetto è un impianto che fondamentalmente non ha bisogno del volano termico. Il volano termico è un correttivo. Mi serve nel momento in cui il mio impianto è zoppicante dal punto di vista dell'inerzia e del volume d'acqua. Quindi non è che un impianto con l'inerziale è un impianto più completo. Un impianto con l'inerziale è un impianto deficitario che viene compensato dall'inerziale. E va benissimo. Però montare un inerziale senza criterio, oppure montarlo più grande del dovuto, tanto male non fa, è una forma di pressapochismo che non rivela una gran conoscenza del funzionamento di un impianto termico, in particolare di una pompa di calore, che necessita una giusta quantità d'acqua per poter lavorare in un certo modo. Farò un video a parte dove vi mostrerò in che modo sbagliato ho visto e ho trovato volani termici e puffer in alcuni impianti, tanto per farvi capire in maniera reale quali errori a volte si commettono nel usare questo tipo di strumenti. Come al solito vi ho prefisso di fare un video breve, poi mi lascio andare con le mie cose e dico sempre qualche parola di troppo. Comunque spero, al di là di tutto, che questo video vi sia stato utile, e quindi potete mettere un bel like, se volete iscrivervi al canale per rimanere aggiornati fatelo, naturalmente sono sempre a vostra disposizione, come sempre, come al solito, qui in descrizione trovate la mia mail, trovate il gruppo Facebook, potete scrivere nei commenti, e quindi qualsiasi vostra opinione è sempre ben accetta, siamo in un mondo libero e democratico, e se avete qualcosa da dire ditela senza alcun problema. Quindi un caro saluto e un forte abbraccio da Antonello, e al prossimo video. Ciao ciao!